Ciao a tutti ragazzi. Come va? Mi sto dirigendo da quel tizio che aveva fatto la scommessa di stare bene dopo aver mangiato una torta scaduta dal 1901, per chi inizia ora questa serie, non stupitevi dinanzi alle stronzate che sentirete. Ok, siamo arrivati, vediamo un po' quale sarà l'incarico che mi darà quello stronzo, anche se al 100% avrà a che fare con gli hentai. Oramai gli hentai valgono di più dei diamanti in questa fottuta città di merda, e che cazzo. Eccomi qui, dimmi tutto quello che c'è da sapere. Finalmente sei qui, Claude, ti devo chiedere un enorme favore, praticamente, devo operarmi allo stomaco poiché ho ancora dei residui di quella torta, l'operazione costa quanto tutti i quadri del Louvre, quindi devi ammazzare Kenji e così impossessandomi del suo business di hentai totalmente a nero potrò pagarmi l'operazione, ovviamente dovrai rubare l'auto dei colombiani per far sì che la colpa venga scaricata loro, altrimenti la Yakuza ci farà a pezzi e ci metterà in mezzo del sushi risalente alla prima dinastia del Giappone del VII secolo avanti Cristo. Devo ammazzare il mio capo come un grandissimo figlio di puttana? Ok, torno subito. Alla fine, un po' ci ho azzeccato, 50% riguarda gli hentai e 50% un'altra cosa, vabbè, per pura casualità, avevo già un'auto dei colombiani, adesso dobbiamo andare ad ammazzare Kenji, l'uomo che mi ha aiutato, mi ha dato lavoro, mi ha fatto guadagnare reputazione, e io lo ammazzerò solo per fare soldi e per permettere a quel coglione di operarsi. Sì, non me ne fotte un cazzo di nessuno, a me importano solo i soldi. Che vergogna, a Claude non fotte un cazzo di nessuno e quindi vuole ammazzare il suo capo, io gli darei, no aspetta, ma seriamente, ma come cazzo fai ad essere così figlio di puttana? Faccio la stessa domanda a te Domino, non scassare il cazzo che è una situazione delicata, se mi sgamano dovrò fuggire in Argentina come i gerarchi nazisti. Siamo nel luogo dell'incontro, adesso dovrò arrivare al piano di sopra, esaminare la situazione e dopodiché eliminare Kenji, ovviamente non deve riconoscermi o sarò nella stessa situazione di Hitler nel 1945. Ok, siamo vicini. La puzza di hentai a nero è sempre più forte, è qua sopra cazzo. Gli hentai a nero dovrebbero arrivare fra poche ore. Eccoli lo stronzone, da un lato mi fa piacere, comunque mi ha mandato avanti indietro solo per il suo fottuto giro di hentai di merda, di cui non me ne frega un cazzo. Adesso, non ci resta che... all'attacco! Temina! Brutto figlio di... morite! Oh porca troia, i colombiani ci stanno attaccando, oh merda, Claude, ma grandissimo Ayuru! Sanai! Oh cazzo! Minchia che volo, ho ammazzato quello stronzo anche se mi ha riconosciuto. Brutto stronzo, siamo alle solite, questa volta subirai l'ergastolo. No, se siamo alle solite, anche questa volta voi vi levate dal cazzo brutti sbirri ergastolanti forti quanto la Turchia nella prima guerra mondiale. Porca puttana, ma che auto di merda ci dà l'omino. Visto omino coglione, anche gli ergastolatori si sono resi conto che sei un cazzone, gli dai le auto di polistirolo. Brutto stronzone, sono qui in persona con il mio elicottero ergastolante. Adesso ti apro il culo, se voi merdossi pornografici evadete le tasse dove minchia li prendo i soldi per la polizia ergastolante. Ti do la risposta, in culo. Oh porca puttana, no, Claude, di merda. Oh cazzo, bruciamo come le merde. Ok, qui la situazione sta degenerando, cazzo. Ma è passato un carrozziere qui, non c'è una cazzo di auto, ah eccone una. Arrenditi Claude, oramai sei circonciso, circondato. Ma circondate sta gran minchia, a tutta velocità. Coraggio FB, ergastolate quel pezzo di merda. Sono spiacente omino stronzone, ma come al solito sono io il vincitore. Fottutissimo cazzone troione schifoso, giuro che non finisce qui. Ah, comunque ho saputo di recente che nell'universo di GTA Vice City, la mia controparte ergastolante ha ergastolato ufficialmente una parte di Vice City e presto tornerà al regime ergastolante. Ovviamente tutti gli omini dell'ergastolo del canale di Len stanno tifando per lui. E tutti i protagonisti del canale di Len sono tranquillissimi, essendo che si tratta della tua controparte dimensionale, quindi verrà automaticamente rotta il culo.
Vabbè ragazzi, adesso mi riposo un po' e poi andiamo di nuovo da Donald Fottuto Love. Cavolo, era davvero così orribile qui l'hentai. Avrei preferito una prigione turca. Meno male che Claude è venuto a salvarti il culo, ora va pure a riposarti vecchio mio. Beh Claude, sono felice di vederti, ora che hai ammazzato Kenji, possiamo subito fotterci il suo business. Un aereo sta trasportando hentai non censurati e quindi è merce illegalissima e di conseguenza devono per forza usare un aereo per portarla, recuperala e portala qui. Allora, io posso capire Pablo Escobar che usava i sottomarini per trasportare la droga, posso capire la gente che scava i tunnel per portare le armi, ma gli hentai non censurati che devono essere trasportati con un fottuto aereo non accetto, ma come cazzo funziona sta minchia di città? Vedi che ho ragione, questa città è una merda, ecco perché va ergastolata, in modo tale queste merde pornografiche spariscano totalmente. Senti omino schifoso, è vero che odio gestire il traffico nero di hentai, preferirei lavorare in un campo turkmeno sottopagato, disgregato e maltrattato, ma col cazzo che ti lascerò ergastolare questa città, diventerebbe solo più merdosa di quanto non lo è già ora. Tu come capo della polizia hai fatto più cazzate che cose buone, come presidente sarebbe meglio andare in Armenia con una bandiera della Turchia. Ma un giorno sarò il fottuto presidente. Ho già due secci in Parlamento. Rassegnati cazzo. Ah? Osa prendere quei fottuti hentai non censurati. E giuro che ti mando anche la squadra Ginigo a romperti il culo. Sì, come no. Manda pure Freezer. Io quando devo fare una cosa la faccio. Nessuno può impedirmelo. Adesso prendiamo la barca e aspettiamo l'arrivo di quel fottuto aereo che trasporta gli hentai non censurati che dovrò raccogliere e portarli a Donald Merdoso Love. Ah, gli hentai sono anche a nero, proprio legalità ovunque. Aspettiamo questo fottuto aereo ora. 3 hours later. Ma porca troia era ora, ma è partito dal Sudafrica sto cazzo di aereo. Vabbè, basta incazzarsi, che oramai è diventata abitudine, prendiamo i fottuti hentai non censurati. Figlio di puttana, fermati immediatamente, ciò che stai facendo mi fa troppo incazzare, porca troia! Ah, ottimo, allora continuerò a farlo XD, siamo già a due hentai non censurati, fra l'altro spero che almeno siano etero, perché se la domanda di hentai è quella di futanari è la volta buona che mi sparo. Stai superando ogni cazzo di limite, questa me la paghi fottuto Claude del cazzo, giuro che ti condannerò a 6.000 milioni di numeri di grandi Googleplex di triliardi di miliardi di 755 milioni di ergastoli. Non ho la benché minima idea, né di come si scrive sto numero e né di che cazzo ho detto, ma ci siamo capiti. Intanto mentre ti inventi i numeri, io ho preso tutti gli hentai non censurati. E io ti ho mandato ogni fottuto corpo di polizia esistente. Siccome. Ma grandissimo figlio di puttana, ora ti abbatto il culo. Oh merda! Schifoso Claude di merda, anche questa me la paghi. Te lo meriti stronzo, mandare la polizia ergastolante per dei fottuti hentai non censurati, ci credo che non hai soldi per la polizia visto che la chiami per cazzate, ma porca puttana. Brutto merdoso, sono già tornato. Ma li cacci dal culo gli elicotteri. Giusto per sapere. Forse non lo sai, ma ho fatto degli accordi con la Capsule Corporation, così posso far uscire gli elicotteri da una capsula, anche se l'acquisto di queste capsule hanno decretato l'80% dei tagli della polizia ergastolante, e niente, non ho detto niente. Sì cazzo, finalmente ho capito perché la polizia ergastolante fa così cagare, poiché è gestita bene quanto un ministro dell'economia che non sa manco quanto costa un etto di prosciutto. Complimenti omino, se proprio vuoi vedermi ergastolato, fa una cosa, dimettiti, può essere che il tuo successo riuscirà forse ad ergastolarmi. Ma manco per il cazzo, ergastolatori, ergastolate quella merda, ciao! Mi dispiace omino, ma avendo cambiato il colore dell'auto l'intelligenza dei tuoi ergastolatori non è sufficiente per fargli capire che sono sempre io XD. Ma porca troia!
brutti incompetenti di merda. Faccio bene a lasciare la benzina a vostre spese. Non finisce qui, Claude. Appena avrò mandato a puttane il tuo business di entaia nero, con i soldi di quest'ultimo, renderò la polizia ergastolante così forte che la NATO si cagherà in mano dinanzi alla mia potenza. Muah! Come no, sei talmente forte che persino il Costa Rica, che non ha un esercito merda, autoschifosa del cazzo, dicevo, persino il Costa Rica, quando sentirà della tua potenza la sua reazione è la seguente. Adesso portiamo gli hentai non censurati a Donald Schifoso Love. Grazie mille Claude, però ecco, dopo il casino che hai fatto, i colombiani ne hanno approfittato, si sono fregati il DVD originale di quell'entai che ha distrutto il mio amico orientale, tuttavia ho scoperto incredibilmente un uomo disposto ad offrire i propri organi pur d'averlo, quindi vai all'altra isola e prendilo e attento ai colombiani visto che andare nel loro territorio è come andare in Estonia con una bandiera sovietica, ovviamente avrai il 2% il 20% dei guadagni. Dunque, quell'entai è peggio di Boku no Pico e c'è qualcuno che lo vuole ed è disposto a vendersi gli organi pur d'averlo. No, pure se l'ho detto, non lo farò, ma avrei voglia di fare così ora. A parte queste stronzate, finalmente hanno riparato il ponte, almeno il sindaco di questa città non è incompetente come il capo della polizia. Che vergogna, Claude, che dice che il sindaco non è un incompetente ed io sì, io gli darei 16 baffanculiardi di ergastoli. E ti darei 16 baffanculiardi di schiaffi, ma fottiti omino schifoso, sei un incompetente, dai auto di polistirolo ai tuoi ergastolatori, la benzina la devono pagare loro, e inoltre prendi tutta gente che non hanno manco la quinta elementare e quindi basta uno nulla e mi perdono di vista. Ma tanto appena mi sarò impossessato dei soldi del tuo business la polizia ergastolante sarà diversa e tu sarai ergastolato per il resto della tua eternità. Muah! Pensiamo alla missione, va, è meglio. Salto. Bene bene, ora procuriamoci un veicolo e andiamo a rompere il culo a quei colombiani del cazzo, questo è chiuso, prendiamo l'altro. Fra l'altro, visto che ci sono, potrei prendere un aereo e volare via in qualche paese bello e lasciar stare tutti sti coglioni, però finché quella puttana di merda di Catalina non la pagherà per avermi tradito, io continuerò a gestire questi cazzo di traffici illeciti di hentai, sì, di fottuti hentai, ma la testa di Catalina deve stare sul mio cazzo di muro appesa con la scritta sono una troia. Ma è quel coglione di clown rotto in culo speed, presto fatelo a pezzi. Grandissimi figli di puttana. Puttana, sarò io a farvi a pezzi con il mio cecchino che ha la bellezza di... Un colpo. Un solo colpo. Ma porca troia... Devo essermi dimenticato i proiettili di scorta a casa. No aspetta, se non sbaglio li avevo buttati nel cesso e ho anche spilato. Ma Dio santo... E stronzo di merda, ho un MSDC con me. Grazie stronzo per averlo detto, beccati questa... sei morto brutta testa di cazzo. Sorpresa merda. Stronzissimo figlio di troia, l'M16 è qualcosa di terrificante, ma mai terrificante quanto me che mi incazzò. Non puoi in usa contro il mio M16 che è più forte di un minigun. Questo è vero, ma mai forte quanto l'essere troia di tua madre. Ah bene, sei morto, ora prendiamo il fottuto pacco all'interno di questo aereo merdoso. No, non è qui, minchia sono proprio fortunato, vediamola. Aspetta, ma questo è il nome del cantiere vicino casa mia? No aspetta. Mi sono fatto tutta sta strada, ho rischiato di morire quando era vicino casa mia. No, stavolta no, vabbè, prendiamo quest'aereo e voliamo fino al fottuto cantiere merdoso e recuperiamo quell'entai di merda. Da quello che ho sentito dire in giro, è meglio ficcarsi una mazza di ferro ricoperta di benzina del 1947 schifosa e puzzolente e poi gettarsi nel fuoco anziché pilotare quest'aereo, tutte cazzate, sono sicuro che ci riuscirò senza problemi. Forza, vola, vola, verso l'infinito e oltre.
finora non si sta alzando da terra, ma sono sicuro che questo aereo volerà come non mai. Dai, sì cazzo, sta volando. E adesso? Verso il fottuto cantiere. Ma porco, alla fine ce l'ho fatta cazzo, tanto oramai da quando è iniziata la mia avventura ho fatto di tutto, autista per puttane, assaltato lavanderie cinesi, aiutato la mafia a costruire un'arma discutibile, e ora sono Claude il fottuto pilota. Beh Claude, i miei complimenti, un così abile pilota di certo non sbaglierà mai. Bravo Omino, hai capito la mia superiorità. No aspetta, grandissimo figlio di puttana, come cazzo hai osato, o cazzo? XD, ecco lo sapevo, funziona sempre XD. Brutto stronzo figlio di puttana, questa me la paghi, adesso userò di nuovo quest'aereo di merda e volerò fino al fottuto cantiere. Forza, forza, Ah, quasi dimenticavo. E dopo aver tirato il mio mega urlo che anche Zeno avrà sentito, e spero che non venga a rompere il cazzo altrimenti, no, altrimenti un cazzo, se arriva lui siamo tutti fottuti, intanto bruciate. Oh porca troia, che cazzo si sta succedendo? È quel figlio di puttana di Claude, fatelo fuori prima che il capo arrivi. Aspetta, il capo? Ho sentito bene. Quella puttana di Catalina sta arrivando qui. Finalmente avrò la mia vendetta, levatevi tutti dal cazzo. Aspetta Claude, mantieni la ragione, devi lasciar stare i modi immaginati per torturare quella zoccola talmente violenti che Berserk ed Elfenlied in confronto saranno manga per bambini. Devo pensare un modo per raggiungerla senza che quelle merde mi facciano il culo in 91 bilioni di miliardi di parti con i loro fottuti M16. Pezzo di merda, adesso morirai. No aspetta, Perfetto, andiamo merda. Te l'ho messo nel buco del culo, coglionazzo merdosso. Ah sì? Ne sei così convinto? Allora beccati questo oro. Oh porca puttana, come cazzo è possibile? Bene, proseguiamo. Cammino come un merdoso. Sto attento. Momento coglione finito, l'omino mi ha contagiato. Oh cazzo, ce n'è un altro. No non è vero, è la tua immaginazione. Anche la voce che sto sentendo lo è. Ovviamente, oh cazzo, maledetto stronzo, mi avrai anche fottuto, ma sarò io a spuntarla. Su via, non è male vivere senza un braccio XD, infatti sei morto, stronzone. Vediamo se ce ne sono altri. No, sembra di no, possiamo andare da quella troia del cazzo. Preparati, i documentari sulle torture naziste saranno family friendly in confronto a quello che ti farò. Andiamo, sto arrivando da te, puttana. Sei così sicuro che questa merda interessi a qualcuno? È risaputo che alla gente piace la merda. Sti cazzi, a questo non ci pezzi credo. Di merda. Quanto tempo? Ecco, non è come sembra, posso spiegarti. Pensavate che vi eravate liberati di me, figli di puttana. Non volevo tradirti, è stata una sua idea. Che cazzo dici, stronzo? Prendi questa, è tutta tua. Porca troia, vieni qui lurida puttana. Fottiti Claude di merda. Mi è sfuggita quella troia schifosa, ma non finisce qui. Ottimo lavoro Claude. Grazie a te abbiamo beccato uno di quei figli di puttana che hanno ucciso mio fratello, verrai torturato fino alla morte per ciò che hai fatto. Ma che cazzo stai dicendo? La fottuta verità, pagherete voi schifosi colombiani per ciò che avete fatto.
Stronzo, bastardo, Claude, finisci di fare ciò che devi fare e torna qui, dobbiamo cancellare per sempre i colombiani. La morte di Catalina sarà anche nostro affare personale. Mi fa molto piacere sentirlo, a dopo. Nooo, Claude, non lasciarmi con questa pazza psicopatica yandere di merda, ti prego. Non volevo tradirti, non volevo, ti prego credimi, non volevo. Tutto sommato, non mi è andata male, ho ritrovato quella puttanazza schifosa disgustosa troiosa di Catalina dopo tempo. Cazzo Claude, immagino che sarai dispiaciuto per la morte di Kenji. Giuro che se becco quello che l'ha ucciso gli ficco tutti gli entai del mondo nel culo. Sì, avete ragione, chi ha ucciso Kenji deve fare una fine di merda. Madonna, pensare che l'assassino di Kenji sono io, tuttavia avendo ucciso Kenji adesso la Yakuza mi darà maggiore supporto per distruggere i colombiani e di conseguenza quella puttana di Catalina e io ne sono pure felice e non ho il minimo rimorso per aver ucciso Kenji, non me ne fotte un cazzo sinceramente, sono solo super felice per il fatto che Catalina presto si ritroverà col culo per terra. Eccoci qui da Donald Fottuto Love, sì, fottuto, torniamo un po' più sul classico, diamogli la fottuta valigetta. Bene ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, finalmente dopo 31 millenni siamo riusciti a ritrovare quella zoccola di Catalina e quel puttaniere di Miguel, la sua fine è sempre più vicina, non vedo l'ora di farle tante, ma veramente tante cose belle. Ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi e statemi bene.